Salve, salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Immobiliare. Oggi sto rispondendo alla domanda come capire quando un materasso è troppo duro. Beh, un materasso nel momento in cui noi vediamo che pressandolo con il pugno della mano non cede oltre i 2 centimetri, quel materasso probabilmente è duro. Da 2 centimetri in più diventa un materasso, se diventano 3 centimetri, 4 centimetri diventa un materasso morbido. Quindi bisogna avere il giusto compromesso. Io consiglio sempre utilizziamo il memory perché ha una pressione dal basso verso l'alto proporzionata alla massa del peso della persona che sta utilizzando il materasso, che vuol dire le nostre anche hanno un peso diverso rispetto alle nostre gambe, per esempio. Quindi la pressione che esercita è proporzionale. Fate però attenzione a utilizzare materassi non con memory normale, ma con memory marine perché ad alta traspirabilità.